Ciao a tutti ragazzi, ragazze capitani della Paddleton Cup. Sono Davide, vi mostro brevemente adesso come andare a inserire le giornate di gioco del campionato dal vostro sito e come schierare le formazioni. Questa è una cosa che possono fare solo i capitani. Andate alla pagina principale di Rough Paddle, andate nel menu a tendina, che andate a cercare la Paddle Team Cup, che è il torneo a squadre. Andate al nostro campionato, casomai vi salvate il link dopo e andate semplicemente a cercare quello che serve a noi. Aprite il link, avrete la pagina del torneo. A noi adesso interessa andare nella sezione gironi, dove li vedrete tutti, okay? Potrete anche salvare semplicemente il secondo cliccando sul girone di interesse, okay? Prima di più vado sul secondo, che la mia squadra gioca al secondo girone, okay, vedete qua il calendario solo del vostro girone, che è molto comodo così. Cosa dovete fare? Allora, io la prima partita ce l'ho in trasferta, quindi devo aspettare che sia i miei avversari a mettere la data di gioco, però posso farlo per la prima partita in casa della seconda giornata. Vado sul mostra, clicco il pulsante, mi compaiono questi pulsanti blu, ho scritto aggiorna. Io metto la data, okay, che in questo caso sarà il 24 luglio, lunedì, l'orario del match, metto in ordine, saranno 19, 20 e 21. Metto 19, imposta. Ok, poi faccio lo stesso con la seconda partita. Ore 20, imposta. Aspetta, forse è il giorno, però adesso controllo. Ok, e ho messo il 6 luglio, ma dopo lo correggo. Terzo match, sempre stesso giorno, ore 21. Controllo anche la data che sia giusta. Ok, controllate sempre la data, mi raccomando. Imposta. Ok, una volta che voi avete messo le giornate, sia voi che i vostri avversari potranno premere questo pulsante blu seleziona fighter, ok, dove avete la vostra lista di giocatori e potete scegliere due giocatori da schierare. Okay, metto due a caso in questo momento. Ok, salva. Ok, qui vedete che ricarica la pagina. Ok, mettete la vostra formazione. Selezionate la seconda. Ok, metto anche qua due a casissimo. Ok, aggiornate la pagina. Avete i due schierati. E l'ultima mettiamo, non so, Cisco, Filippo Carli, eccoli qua. Ok, una volta fatto tutto dovreste avere le tre formazioni, ok, complete. Potrete comunque modificare in ogni momento la formazione, ok, in questa maniera. Per esempio tolgo Matteo Pozzi e metto Walter De Benedetti, ok. In questa maniera voi potete comunque modificare la formazione, quindi metterla in anticipo e eventualmente poi modificarla. Questo, attenzione, potete farlo solo fino ad un quarto d'ora, cioè 15 minuti prima dell'inizio della gara effettiva. Quindi posso cambiare la prima partita fino al 19:15 e così via. Ok? Ecco, questo è quanto. Quindi questo è importante che tutti i capitani imparino presto a fare, in maniera che dopo sia possibile per tutti i giocatori, per tutti i capitani, mettere le formazioni. Ecco, è importante metterle, altrimenti dal regolamento sarebbe che ogni formazione non schierata è punto perso. Ovviamente cerchiamo di non essere segnamenti fiscali se c'è qualche problema, ma sono due clic, basta prendersi un attimino avanti e si mette la formazione. Ok? Se ci sono problemi fatemi sapere, mi scrivete pure un messaggio in chat.